excuse-moi. Vous parlez français? No. Speak English? No. Regency Deutsch? Yeah. Hable espagnol? Cavarite parus? Ma che parus? Che sono parlo italiano. Ah, lei parla italiano? E parli italiano, benedetti Dio. Io vorrei parlare proprio col sindaco, in persona, di fisico. Col sindaco? No, col sindaco. Col sindaco. Ma perché non vuol far parlare col sindaco, se io voglio parlare col sindaco? E col sindaco, sto facendo, non si arrabbi, ha capito, villico, ha capito? Si ricordi che lei qui in Italia è un ospite. Here we go. Benvenuti in Italia, viaggio nel pianeta dove nessuno è straniero. Stesso posto, Radio Città del Capo, cambia soltanto l'orario, siamo qui a mezzogiorno, fino a mezzogiorno e mezzo a tenervi compagnia. Sono Azeb Luca Trombetta e vi accompagnerò in questo lunghissimo viaggio nell'Italia dell'immigrazione. Benvenuti in Italia, @gmail.com è l'indirizzo a cui potete scrivere, raccontarci le vostre storie e perché no, darci qualche consiglio. Per gli sms invece è 348-7649-289, scriveteci. Quella di oggi sarà una puntata frutto di 3 giorni a Ferrara internazionale. È stata una passeggiata per le vie di Ferrara incontrando e soprattutto parlando con una serie di personaggi che oggi vi faremo sentire. Ferrara internazionale è l'unico momento in Italia in cui vari personaggi, vari giornalisti di tutto il mondo si incontrano nel piccolo paese di Ferrara. Quella che invece abbiamo fatto noi di Benvenuti in Italia, nonché della redazione di Crossing TV, che qualcuno di voi avrà conosciuto l'anno scorso nel programma Cross Generation, ci siamo soffermati su 2 temi in particolare. Uno, per quale motivo i nuovi media mainstream soprattutto, ma anche testate giornalistiche cartacee, nelle cui redazioni sono presenti ragazzi o adulti di origine straniera, vengono chiamati media interculturali, mentre un giornale come internazionale, appunto il termine stesso lo dice, è internazionale perché all'interno ci sono notizie di vario tipo. Ce lo siamo domandati, l'abbiamo chiesto a vari ospiti di internazionale che per la nostra Gaia ha intervistato per noi. Ma prima di cominciare, un regalo che una ragazza ci ha fatto durante internazionale, che una ragazza keniana, ve la faccio sentire e poi vi racconto chi è. No one leaves home unless home is the mouth of a shark. You only run for the border when you see the whole city running. Nessuno lascia la casa a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo. Scappi al confine solo quando vedi tutti gli altri scappare. I tuoi vicini corrono più veloci di te, il fiato insanguinato in gola. Il ragazzo con cui sei andata a scuola, che ti baciava follemente dietro la fabbrica di lattine, tiene in mano una pistola, più grande del suo corpo. Lasci la casa solo quando la casa non ti lascia più stare.
Nessuno lascia la casa, a meno che la casa non ti cacci fuoco sotto i piedi, sangue caldo in pancia. Qualcosa che non avresti mai pensato di fare finché la falce non ti ha segnato il collo di minacce. E anche allora continui a mormorare l'inno nazionale a mezza bocca. Solo quando hai strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto, singhiozzando a ogni boccone di carta, ti sei resa conto che non saresti più tornata. Devi capire che nessuno mette i figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno si brucia i palmi sotto i treni, sotto le carrozze. Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion nutrendosi di carta di giornale, a meno che le miglia percorse non siano più di un semplice viaggio. Nessuno striscia sotto i reticolati, nessuno vuole essere picchiato, compatito, nessuno sceglie campi di rifugiati o perquisizioni a nudo che ti lasciano il corpo dolorante. Né la prigione, perché la prigione è più sicura di una città che brucia e un secondino nella notte è meglio di un camion pieno di uomini che assomigliano a tuo padre. Nessuno ce la può fare, nessuno può sopportarlo, nessuna pelle può essere tanto resistente. Andatevene a casa, negri, rifugiati, sporchi, immigrati, richiedenti asilo, che prosciugano il nostro paese, negri con le mani tese e odori sconosciuti, selvaggi, hanno distrutto il loro paese e ora vogliono distruggere il nostro. Come fate a scrollarvi di dosso le parole? Gli sguardi malevoli? Forse perché il colpo è meno forte di un arto strappato o le parole sono meno dure di 14 uomini tra le cosce. Perché gli insulti sono più facili da mandare giù delle macerie, delle ossa, del corpo di tuo figlio fatto a pezzi. Voglio tornare a casa, ma casa mia è la bocca di uno squalo. Casa mia è la canna di un fucile e nessuno lascerebbe la casa, a meno che non sia la casa a spingerti verso il mare, a meno che non sia la casa a dirti di affrettare il passo, lasciarti dietro i vestiti, strisciare nel deserto, attraversare gli oceani. Annega, salvati, fai la fame, chiedi l'elemosina. Dimentica l'orgoglio, è più importante che tu sopravviva. Nessuno se ne va via da casa finché la casa è una voce soffocante che gli mormora all'orecchio: vattene, scappa lontano, adesso. Non so più quello che sono, so solo che qualsiasi altro posto è più sicuro di qua. Era la voce di Warsan Shire, nata in Kenya nel 1988 da genitori somali in fuga dalla guerra civile. È una ragazza giovanissima che attualmente vive a Londra, dove appunto i genitori si sono trasferiti a pochi mesi dalla sua nascita. Oggi a più di 20 anni ha trovato come unica arma e come unico mezzo l'arte sacra della poesia per raccontare la sua vita. L'attraversamento dei suoi confini, la perdita, la follia, ma anche la lunga ricerca di asilo, della guerra, sono tutto quello che trovate nei suoi versi. Attualmente in uscita in Inghilterra la sua prima raccolta poetica con l'editore Flippe Day. La voce che avete ascoltato della traduzione è ovviamente della nostra Camilla Enrici. E adesso entriamo nel vivo della nostra puntata, intercultura. Prima di partire per Ferrara, insieme ai ragazzi della redazione ci siamo chiesti che cosa vorrà dire questa parola. Lo abbiamo chiesto per voi a Tahar Lamri, che è uno scrittore algerino naturalizzato italiano, nato appunto ad Algeri nel 1956, attualmente vive a Ravenna ed è direttore della rivista Città Meticcia. Per noi Gaia Roncarelli. Perché gli è stata appiccicata l'etichetta delle culture come può essere la religione, le tradizioni, e non si pensa all'altro come una persona, quindi intercultura quindi come rapporto tra persone e tra idee a diversi livelli? Allora io dico questo, che in Italia da 20 anni l'immigrazione. Cioè persone che si spostano da un posto all'altro, hanno scelto come paese dove abitare, dove risiedere, l'Italia. In questi 20 anni però è nata una generazione che è la generazione della diversità, dove non ci sono gli stranieri, ma ci sono figli di stranieri e italiani, perché si sono frequentati sui banchi di scuola, nei campi di calcio,
nei luoghi della città. E questi sono per natura interculturali, anche perché i giovani adesso fanno l'Erasmus, prendono il biglietto del treno, viaggiano in Europa, eccetera, eccetera. Questa generazione di giovani sono sconosciuti agli adulti, cioè questi interculturali per natura, anche quando non lo sanno, anche quando sono leghisti e razzisti, comunque sono interculturali, perché se noi interroghiamo i libri di, che so io, di sociologia di 10 anni fa, non troviamo in nessuno di questi libri la previsione del kebab, ad esempio. Il kebab è arrivato come una sorpresa, cioè da un giorno all'altro, ma nessuno l'aveva previsto 10 anni fa, solo 10 anni fa. Tutti parlavano dell'hamburger, McDonald's, eccetera, e invece è arrivato qualcos'altro. Questo per dire che cosa? Per dire che quando siamo in un sistema chiuso, il sistema chiuso si difende appiccicando, mettendo insieme moltissime cose. Anche la parola etnico, quando io dico etnico, quando si riferisce a me che sono algerino, allora sembra che sia normale. Se io lo dico a un italiano, perché anche lui appartiene a un'etnia, no? Sembra che sia invece un'eresia. E invece siamo tutti etnici se adottiamo questa parola di etnico. E allora cosa si fa? Si fa questa operazione qui. Si mette sull'interculturale tutto ciò che non si capisce, quindi religione, eccetera, eccetera, e si fa una cosa ancora peggiore, rendendo lo straniero o il figlio dello straniero ancora peggio come portatore di cultura, cioè portatore di una saggezza nella quale lui non ha nessun merito. Un consiglio, quello che si sente di consigliarci a noi in quanto Crossing TV e quello che sente di consigliare anche ad altre realtà di media interculturali, per insomma riuscire a cambiare il punto di vista e la sensibilità delle persone che ci seguono o che non ci seguono? Io mi ricordo alcuni anni fa allo scrittore argentino Borges, grande scrittore argentino, gli hanno chiesto che consiglio vuoi dare ai giovani, lui aveva 83-84 anni, lui ha guardato l'intervistatore stupito, ha detto: io che sono vecchio ormai non so neanche come funziona un computer, devo dare consigli a un giovane, è il giovane che mi deve dare dei consigli per accompagnarmi alla tomba. Quindi consigli sono, è molto difficile se non perseverare, perché la situazione è difficile e quindi uno magari può anche scoraggiarsi, no? Dice: tanto io sto facendo, ma non cambia niente la realtà. Invece non è vero, perché il poeta sudamericano, non so di dove esattamente, Campos, dice: foglia che cade nel fiume, anche se il fiume la porta via, cambia l'aspetto del fiume. Grazie mille. Grazie. Wow.